quest'anno siamo arrivati al 19° anno, il gruppo c'è, è compatto e stiamo riuscendo anche a allestire gli stand, che quest'anno ce ne sarà uno in più per il fatto della gastronomia, uno in piazza e due su al centro storico, ci sarà la cantina dove distribuiamo il bere. Ci sono due stand dove ci sarà il mangiare che c'è primo, secondo, lasagne e grigliata, poi in un altro stand ci sono due cose tipo il tagliere saltarua chiamato quest'anno, e in più c'è tagliatelle coi fagioli, i fagioli, e anche spaghettoni all'uovo con il baccalà. Il programma inizierà dalle 7:30 con gli stand gastronomici, ci sono delle mappe che diamo all'entrata dove ti porteranno a vedere dove ci sono gli artisti, c'è un mercatino coperto che lì ti dice che c'è una mostra fotografica e in più c'è anche tutti i menu delle locande dove si può mangiare, lì ti spiega tutto, quindi c'è una mappa sotto mano. Vi aspettiamo come l'anno scorso, che è stata molta gente che è venuta. Io penso che se l'anno scorso sono stati bene, penso che ritornino anche quest'anno. Ci vediamo la sera del 26. Quest'anno ci sarà sul palcoscenico quello principale Fabio Concato con i suoi brani più amati. Il pubblico ha l'imbarazzo della scelta, nel senso che ci sono, prima del concerto principale, ci sono tre gruppi nel centro storico. Sempaglia viene dalla Romagna, e uno che suona l'organo Hammond. Il secondo gruppo si trova nei giardini su nel castello, si chiama Faber Band, sono in duo in questa volta, vengono dalla Toscana e interpretano le musiche originali di Fabrizio De André. E poi il terzo gruppo, sempre nel castello, è una cantante che si chiama Paola Lorenzi. Lei viene accompagnata da un chitarrista e suonano brani sudamericani.